I valori della medicina magica. Per parlarcene abbiamo il nostro antropologo di fiducia, oserei dire, Normando Lombezzi. Quando si parla di medicina magica, che cosa vogliamo mettere in evidenza? Si parla di procedure mediche, fondamentalmente di pratiche. Pratiche, procedure mediche, quindi cliniche, basate fondamentalmente su dei processi di incantamento della malattia. E questo perché? Perché nelle società tradizionali, come era la nostra contadina dell'Ottocento, non si attribuivano alla malattia cause dovute a microbi, virus, batteri, stili di vita errati, alimentazione cattiva, ma le malattie circolavano nell'aria sotto forma di venti, sotto forma di spiriti, sotto forma di fantasmi, sotto forma di streghe. E in più anche sotto forma di sentimenti umani avversi che si espletavano attraverso il malocchio, la fattura. Sì, quanti di noi il piatto con l'olio, eh? Oh, e poi qual era l'agente umano per eccellenza che provocava malattie, Susanna? La strega, no? E quanto di queste streghe che hanno lasciato nella mentalità popolare il fatto che ci possono danneggiare attraverso le loro pozioni, magie, filtri di ogni genere, basta pensare alla reclame che si faceva negli anni 60 a Carosello del famoso liquore di Benevento attraverso la bellissima Silva Coscina che diceva: il primo sorso affascina, il secondo strega. Ah, è vero, sì, ora che mi dici, sì, ero bimba. Quindi Benevento, albero delle streghe, e quindi la strega ancora però compare in molte nostre paure, tabù, pregiudizi, e te ne dico uno che io ho rilevato in tutte le nostre vallate, no? Ancora oggi, per esempio in Casentino, in Valdichiana, in Valtiberina, si invitano le persone, quelle più superstiziose, a chiudere le finestre al passaggio di sconosciuti, di persone particolarmente... Addirittura! L'ho rilevato attraverso delle interviste, particolarmente brutte, perché... Cioè, lo iettatore esiste ancora? Nella mentalità di alcuni, dalla deformità del fisico ricavano questi valori. Ah, per esempio, nelle Marche, i segnati da Dio... La mia nonna lo diceva sempre, guardati dei segnati da Dio. Bisognava stare attenti ai segnati da Dio. È vero. Perché, dico ancora nelle Marche, uno sciopo buono, ancora c'ho da trovarlo. Vuol dire sciopo. Uno zoppo buono. Quindi erano tutti pregiudizi. No, non vogliamo dire queste cosacce, no. però c'era nella mentalità, nella realtà rurale, contadina. Perché la bruttezza del fisico corrispondeva alla malvagità dell'anima. Ma queste sono superstizioni. Sono superstizioni. Allora, quali erano i procedimenti che poi si mettevano in pratica per curare queste malattie prodotte magicamente? Erano altrettanti procedimenti magici che si ricavavano attraverso l'utilizzazione di potenze superiori a quelli che ci avevano provocato la malattia. Ma esistono persone che hanno questi poteri? Mi fai una domanda, mi anticipi un po' quello che io volevo dire, sono i guaritori, no? I guaritori benefici. E i poteri, appunto, quello che tu vuoi sapere ora, da dove li ricavano questi guaritori magici che operano attraverso la pranoterapia? Noi siamo energia, sì, Normando. Ma l'energia, questi diciamo guaritori magici, hanno una simbologia di riferimento molto importante nella tradizione popolare, che è quella di essere nati settimini al settimo mese di gravidanza. E non sto qui a dirti quanto la magia del sette, nei procedimenti magici, sette volte si doveva ripetere questo, sette volte si doveva ripetere quest'altro, e quindi l'assunzione di questi procedimenti magici per curarci gli deriva da una simbologia che fondamentalmente deriva dai quarti lunari, no? 7, 14, 21, 28, quindi deriva dalla vita. No, perché ora voglio dire, io mi ricordo anche da bambina nelle campagne queste figure erano presenti, mi ricordo che andavano a segnare il malocchio, andavano a segnare gli zaioli, andavano a segnare tante... Attraverso simbolismi magici, sì, perché appunto utilizzavano l'acqua, sì, il malocchio. Come si sconfigge? Acqua e olio. Acqua, olio. E che cosa sono l'acqua e olio? Sì, sono simbolismi religiosi, quindi c'è un sincretismo di pratiche magiche, pagane e
utilizzate anche attraverso dei simbolismi che vengono ripresi dalla Chiesa. Anche perché poi, parlando prima, quando poi la medicina ufficiale nell'Ottocento si è presentata, insomma, nelle campagne per sradicare queste pratiche, è stato difficile. Infatti il medico all'inizio, con la riforma che è stata fatta da Giolitti, che ha introdotto appunto questa figura di medico delle campagne, il medico di condotta, ha dovuto combattere, perché anche se si andava dal medico, il medico non risolveva istantaneamente queste malattie, il ricorso al guaritore era frequente non solo per gli esseri umani, ma addirittura per gli animali, a cui per esempio a Città di Castello per le malattie intestinali degli animali si utilizzavano le capsule di ghiande. E i fiocchi rossi a tutte le gabbie degli animali nelle stalle e il ferro di cavallo. Altra simbologia energetica che richiama il rosso del sangue. Guarda, no, veramente, sembra di parlare di chissà, ma si parla del secolo scorso, nell'Ottocento, ancora nell'Ottocento. E primi del Novecento, si registrano questi procedimenti magici per la cura delle malattie attraverso appunto il richiamo a energie superiori, come erano in alcuni casi anche quella dei santi. Pensiamo alla nostra Santa Maria delle Grazie, che era un'antica fonte romano-etrusca, Tecta. Il Monsignor Tafi, qui ad Arezzo, ne ha fatto uno studio approfonditissimo, nella quale si uniscono elementi pagani e religiosi nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. Ed è sempre andata così, ricostruire sopra un qualcosa che già esisteva. Qualcosa che poteva essere annullato e distrutto. E queste sono le varie culture che si sono... Sant'Agostino dice, per esempio, che... Nel è rimasto guarda che il nostro tempo è scaduto, il vino nuovo nell'otre vecchia. E allora ringrazio il nostro antropologo Normando Lombezza, appunto, per averci parlato dei valori della medicina magica.